30. Molti di voi già mi conoscono. Oggi in Trading Room ci sono io, Andrea Di Marco. Andiamo a vedere com'è la situazione un po' generale sui mercati e ricordando ovviamente anche le nostre strategie. Prima di iniziare, come sempre, leggiamo anche il nostro disclaimer, avviso su esonero e responsabilità nel webinar, qualunque parere, notizia, ricerca, analisi, prezzo o altro tipo di informazioni forniti sotto forma di commenti generali sul mercato non costituiscono consigli di investimento, sono dati con finalità educativa in ambiente demo. XTB non si assume responsabilità per nessun tipo di perdita o danno, compresi mancati profitti che potrebbero sorgere o dipendere direttamente o indirettamente dall'utilizzo di tali informazioni. Avvertenza di rischio, il tuo capitale è a rischio e le perdite possono eccedere il valore dei depositi. Perfetto. Letto il nostro disclaimer, passiamo direttamente in piattaforma. Ok, andiamo a dare un po' uno sguardo sui principali asset, ovviamente quelli che ci permettono sia in termini di costi, ma anche in termini e soprattutto, che poi è la cosa più importante, di volatilità, di monetizzare al meglio le nostre posizioni. Nel frattempo saluto tutti voi, quelli che si sono appena collegati. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, anzi. La situazione, devo dire che è abbastanza chiara, sostanzialmente. Soprattutto se si parte dal nostro indice preferito, un po' quello che insomma ci guida ogni giorno su tutte le piazze, soprattutto europee, ma poi anche che ha riflesso anche su la maggior parte dei cross e ovviamente il DAX. Sto parlando del DAX. Ieri abbiamo visto una situazione piuttosto interessante. Chi mi segue comunque sa perfettamente un po' l'evoluzione che sta avendo questo indice. Ovviamente chi magari è la prima volta che segue il webinar, vedo tanti, tanti volti nuovi, magari troverà un po' più di difficoltà. E come sempre partiamo anche da una visione di lungo periodo, perché poi comunque bisogna sempre capire effettivamente la struttura fondamentale tecnica dell'asset che prendiamo in considerazione. Come vedete, ancora una volta siamo in un'ottica di lungo periodo, siamo un po' su una situazione abbastanza. A me piace chiamarlo di stallo perché comunque siamo in una zona piuttosto interessante di ipervenduto, ok? È un ciclo ovviamente che abbiamo identificato ormai da forse quasi più di 2 anni, quindi un ciclo abbastanza importante che in questo periodo qua, secondo me, sta cercando un attimino di capire il cambiamento o l'eventuale trasformazione che deve avere sostanzialmente. Quindi siamo in una zona piuttosto critica, quella compresa comunque dai 9.550 fino ai 9.800, una zona molto molto critica, quindi di qualsiasi operazione che comunque assumete sia nel breve che nel medio e nel lungo periodo, vi ricordo sempre, insomma, di proporzionarla a quello che poi è il vostro obiettivo, ok? Stringendo ovviamente l'occhio, perché poi bene partire da un
un'analisi settimanale, da un'analisi mensile, poi passare al settimanale e per arrivare ovviamente a quella giornaliera e intraday. Siamo in presenza di un'onda piuttosto, più che di un'onda, probabilmente di una correzione, meglio definita, una correzione al rialzo, quindi con un potenziale, secondo me, ancora buono per poter andare a prendere un po', per poter assumere posizioni fino intorno ai 10.000, 10.000, 10.100 punti. Okay? Quindi considerate che adesso siamo a 9.800, se comunque sia dovessimo assumere una posizione di settimanale, comunque sia potrei pormi tranquillamente questo obiettivo, ok? E un segnale abbastanza potente sotto questo punto di vista, ovviamente la candela che comunque si è formata ieri, che a livello giornaliera è una candela molto molto è stata molto significativa e molto molto importante per due ragioni. Dal punto di vista fondamentale, perché comunque ieri se andiamo a dare uno sguardo a quello che è il calendario macroeconomico, non c'erano particolari dati in ambito europeo. E dal punto di vista tecnico, perché come vedete questa candela praticamente si è andata un po' a mangiare quella che è stata la giornata precedente, quindi ieri era martedì. Quindi la giornata di lunedì, che era stata una giornata praticamente al ribasso, fortemente al ribasso, se l'è andata a mangiare tutta, andando a chiudere addirittura quel gap, quindi quel famoso gap che comunque tra poco vedremo un po' che cos'è e anche come cercarlo di analizzarlo nella nostra operativa quotidiana e ovviamente dandoci un segnale piuttosto interessante, okay? Un segnale piuttosto interessante di una possibile correzione proprio, quindi di un'onda che è partita qui insomma, l'avevamo detto già da diverso tempo, addirittura da lunedì scorso e adesso, insomma, c'è la speranza di poterla andare a concludere proprio in quella zona lì di 10.100, 10.000 e 200, ok? La giornata di oggi, se andiamo a guardarla un po' con il microscopio, spostiamoci direttamente, vedete, con un grafico a un minuto. Vi ricordo sempre che, siccome molti me l'hanno chiesto, non fa assolutamente differenza. Ok, quindi grafico, guardare il grafico a 15 minuti o il grafico a un minuto non fa assolutamente differenza. Quello che fa differenza è ovviamente il vostro obiettivo giornaliero, mensile e settimanale, quindi settimanale mensile, ok? E ovviamente con proiezione poi annuale. Poi se guardate, sono solo forme diverse di guardare la stessa cosa, ok? Il grafico di per sé, guardarlo un minuto, 15 minuti o un'ora, di per sé non, secondo me, vi dà lo stesso tipo di informazione. Ok, giornata di oggi. Andiamo a vedere la giornata di oggi. Oggi è 27 di gennaio. La prima candela di apertura ce l'abbiamo esattamente qui. Ce l'abbiamo. Cerchiamo di ingrandirla. Eccola qui. Ecco qui la vostra prima candela di apertura. Guardate adesso il livello attuale. È sui 9.824, abbiamo avuto un quasi doppio minimo intorno ai 9.726, quindi una volatilità secondo me media, perché comunque siamo nell'ordine dei 100 punti, con una forte, fortissima indecisione sul mercato. Se attualmente io dovessi effettuare un'operazione, io personalmente, comunque, in questo caso qui, magari potrei preferire lo short, ok? Quindi
un'entrata a mercato short, perché? Per un semplice motivo, per un motivo abbastanza semplice, di una pre-analisi che abbiamo fatta prima. Qual è questa pre-analisi? Che in base ai dati che abbiamo avuto ieri, io quello che posso avere in termini probabilistici, avere oggi una giornata piuttosto una giornata a ribasso, leggermente a ribasso, quindi con una conformazione, quindi di una pin bar al ribasso sul DAX. Ok, quindi questo è sicuramente un dato piuttosto interessante. Siamo arrivati in una zona piuttosto importante dove vedete il massimo praticamente è stato formato con la chiusura del gap, è stato formato, e spostiamoci magari a un grafico a 5 minuti, così riusciamo meglio a stringere il campo. Eccolo qui, vedete, 5 minuti, praticamente il gap è stato chiuso in una maniera piuttosto rapida, e se noi andiamo a tracciare un gap a ribasso, ok, è sempre strafondamentale visualizzare la chiusura di ieri con l'apertura di oggi. Quello è assolutamente un fattore fondamentale, ok? Queste sono le nostre aree di intervento, ok? E con già questa semplice questa primissima indicazione, io riesco già a capire come posso muovermi. Perché me lo dicono gli stessi livelli di Fibonacci. La nostra strategia di base ci dice che i punti, in questo caso d'ingresso, sul nostro gap a ribasso, ok, si hanno esattamente su due livelli chiave, ok? Il primo è il 161,8, che in questo caso corrisponde al livello di 9.797. Il secondo è sul 261,8 del Fibo, che in questo caso corrisponde al livello 9.753, ok? Questi sono i nostri due livelli buoni di entrata, ok? Ovviamente l'entrata in questo caso qui, essendo con un gap al ribasso, e essendo che diciamo per tendenza il gap ci porta verso la chiusura, quindi il prezzo ci porta verso la chiusura del gap, sempre importante in questo caso qui poter pianificare potenziali entrate long, sostanzialmente. Obiettivo target. Beh, obiettivo target in questo caso qui, come obiettivo di base abbiamo il livello 50. Però è altresì importante capire che la strategia va anche in funzione di quello che è l'entità del gap, sostanzialmente. Quindi io vi consiglio sempre di, sui ritracciamenti di Fibonacci, inserire visualizza prezzo, e così abbiamo anche il livello del prezzo sui vari livelli. Ok, in questo caso qui, ad esempio, il gap era più o meno di 66-23 all'incirca, quindi abbiamo una quarantina di punti, quindi ottimo assolutamente per poter operare. Perché? Perché con questa entità, quindi più o meno sul DAX, il gap ideale sono 40 punti, possiamo pianificare già a priori con delle buy limit. La nostra strategia ci dice che possiamo già pianificare le nostre entrate, sostanzialmente. Ok? Le nostre entrate ovviamente sono divise, ok? Una parte sul 161,8 e un'altra parte sul 261,8. Ok, io personalmente, anche in termini di probabilità, prediligo sempre, ma proprio sempre,
e questo l'ho detto anche nei mesi scorsi, le entrate sul 261,8, ok, soprattutto sul DAX, ma poi avrete modo anche di provare, di testare la strategia su altri indici magari è meglio entrare sul 161,8, però sul DAX in particolare diciamo che l'entrata che io prediligo è sempre il 261,8. Il perché? Molti di voi mi stanno già chiedendo, è molto semplice, per una questione di volatilità, perché comunque il DAX è molto volatile e quindi ovviamente so già che se pianifico un'entrata sul 161,8, come in questo caso qui, mi pianifico e posso avere tranquillamente un ritracciamento ben oltre quel livello lì. Cosa cambia? Beh, cambia ovviamente il nostro livello di take profit. Io posso entrare sul 161,8 e avere un take profit che può essere generalmente l'entità del gap. Questo è quello che vi consiglio, quindi in questo caso 40 punti, o addirittura fare entrare sul 261,8 e cercare di andare a prendere queste onde qui, che sono onde, vedete, che vanno un po' al di là di quello che è l'entità del gap. Il mio consiglio di base è sempre quello di rispettare l'entità del gap. La dimensione del gap vi dice effettivamente anche il vostro obiettivo target. Sono riferimenti utili non solo nel momento in cui comunque andiamo ad operare, ma nel momento in cui anche quando il prezzo comunque già come a quest'ora qui ha formato bene o male sta formando una candela giornaliera, perché comunque stiamo passando ormai metà giornata e quindi stiamo bene o male capendo quali punti di ingresso abbiamo. E in questo caso qui l'informazione che ho è un'informazione molto importante, perché questi livelli mi hanno segmentato il mercato per me su due livelli su due livelli chiave. Ok? E adesso li possiamo tranquillamente marcare e evidenziare in una maniera più importante. Il primo è sicuramente il 261,8 e il secondo andiamo a marcare questi due livelli. Eccolo qui. E il secondo è ovviamente il livello 100. Ok? Questi sono livelli, secondo me, chiavi e importanti di giornata, perché vi stanno dicendo che il prezzo si sta muovendo all'interno di quei due livelli. Ok? Non a caso, pochi minuti fa, se ci avete fatto caso, guardate, siamo entrati proprio short, eravamo a zona 9824 più o meno, se vi ricordate, e adesso il prezzo è già a 9812, quindi una decina di punti di gain. Ok, una decina di punti che magari vi possono sembrare pochi, però in realtà sono veramente tanti. Questo ovviamente poi cambia dalle sites che vi proponete, perché ovviamente se io ho come obiettivo quello di capitalizzare questi 45 minuti di live trading, perché voglio portare a casa con una nostra indicazione X euro, perché questi X euro sono l'obiettivo mio giornaliero, ovviamente posso entrare magari con mezzo lotto. Se il mio obiettivo è quello di capitalizzare dalla mattina alla sera, posso entrare con una size inferiore. Vi ricordo sempre che la piattaforma vi mette a disposizione diversi strumenti per controllare le vostre posizioni. Questo voi poi tendete un po' anche a dimenticarlo, che sono stop loss, spostare lo stop loss a zero, seguirlo con il trailing stop, quindi una serie di posizioni che vi permettono di
comunque di gestire al meglio le vostre posizioni. Ok, quindi questo è un fattore, secondo me, abbastanza importante da tenere in considerazione. Vediamo un attimino le domande. Voglio vedere se qualcuno di voi mi chiedono il canale che si vede Bollinger o Keltner? Andrea. Allora, Andrea, il canale che vedi è Keltner, non è Bollinger. Il canale di Bollinger, secondo me, è molto, molto, molto fuorviante. Ok? E Keltner io lo utilizzo quasi per un qualsiasi strategia, perché comunque. Si parte dallo scalping e si arriva anche a una classica strategia di medio-lungo periodo, ok? Bisogna poi tenere sempre in considerazione più fattori. Quali sono questi fattori? Vi ripeto, e al di là del segnale, al di là dell'asset, secondo me dovete cercare di capire effettivamente la dimensione della size con cui andate a lavorare, ok? Perché se io entro con un 001 sul DAX, che potete tranquillamente fare perché la piattaforma vi dà le opzioni e il DAX mi fa un movimento di 10 punti, ho guadagnato appena 3 euro, ok? Però 001 entro magari. Ho un margine di 18 euro e magari entro con 001 proprio se ho 500 euro sul conto. Ma francamente, entrare con 001 e magari avete sul conto un capitale 10 volte superiore, sinceramente un po' un peccato sostanzialmente, anche perché magari rischiate di stare lì 3 ore e non concludere assolutamente nulla dal mio punto di vista. Poi tutto è opinabile, quindi questo è un fattore soggettivo. Io preferisco avere un take profit più basso, quindi io ad esempio sul DAX mi pongo al massimo come obiettivo 10 punti, ok, al massimo, e lavoro con una size più alta, ma semplicemente perché so che la volatilità sul DAX mi è a favore e quindi so che posso chiudere quell'operazione in un tempo ristretto. Molti trader sottovalutano questo, sottovalutano il fatto del rischio del mercato che più tempo rimaniamo esposti su un asset, più rischi abbiamo sostanzialmente, perché magari è vero che una size o il mezzo lotto, un lotto può essere un contratto pesante, assolutamente sono d'accordo con voi. Però il discorso è che se io lavoro con un mini lotto, con un micro lotto, tendo a sottovalutare quello che è poi il rischio di mantenere la posizione più a lungo sul mercato, per poi guadagnare alla fine in termini proprio di euro gli stessissimi soldi sostanzialmente. Quindi io personalmente, insomma, vi raccomando un po' anche di dividere quello che è una strategia intraday e da quello che è magari un'ottica di medio-lungo periodo. Purtroppo molti di voi fanno questo errore sostanzialmente. Penso che su questa cosa qui, insomma, sia abbastanza chiaro un po' il discorso, ok? Quindi abbiamo già questa prima visione sul DAX. Cancello un pochettino di linee così i Fibonacci ormai non ci servono più. Abbiamo già individuato i nostri livelli chiave giornalieri, ok? Abbiamo già individuato. Quindi la mia proiezione è quella di avere da qui a fine giornata una pin bar, perché ho fatto una pre-analisi dietro, ok? Quindi mi posso aspettare da qui a questa sera alle 10, quando chiude il DAX, un prezzo più basso rispetto a quello attuale. Infatti attualmente siamo ancora short da 9.823, vedete che ha fatto un pullback, quindi magari il mio obiettivo target potenziale di questa giornata qui
potrebbe essere proprio cercare di andare alla ricerca di questa zona qui. Ok, quindi non voglio fare l'ingordo, quindi andare da qui a qui, però riuscire a prendere almeno questo livello di 9791 potrebbe essere interessante per un'operazione giornaliera. Ok, ovviamente gestione delle posizioni con spostare lo stop, trailing stop, dividere le posizioni, magari potete inserire se entrate con un lotto, vi ripeto, 0,3 con un obiettivo di 40 punti, 0,3 con un obiettivo di 20, 0,3 con un obiettivo di 10, quindi cercare un pochettino anche di diversificare le posizioni che avete e non concentrarle tutte su un'unica posizione. Trovare questi punti, che sono anche poi punti un po' di swing, sono assolutamente interessanti perché comunque ci permettono anche di lavorare con uno stop piuttosto stretto, che in questo caso ce l'abbiamo proprio qui su questi livelli qui, e eventualmente essere consapevoli che qualora magari la nostra previsione, la nostra analisi non fosse corretta, e ovviamente abbiamo l'opportunità di collocarci long qualora il prezzo, insomma, possa toccare il nostro livello di stop, e quindi avremmo una conferma che il mercato possa continuare a salire da qui a fine giornata. Ok, perché vi ricordo, abbiamo detto pin bar potenzialmente ribassista, quindi sotto questo punto di vista, insomma, siccome nessuno è mago, bisogna anche sempre pianificare uno scenario contrario alle nostre aspettative. Ok? Se tanto mi dà tanto, stesso discorso, quindi vale anche per, e ve lo metto sullo stesso grafico con l'euro-dollaro, ok? Perché PlayStation vi dà anche questa fantastica opportunità di, vedete, inserire anche il grafico sovrapposto dell'euro-dollaro, ok? Perché fondamentalmente potete replicare la medesima operazione che vedete sul DAX, la potete replicare anche sull'euro-dollaro, sostanzialmente. Generalmente hanno quasi una correlazione inversa, meno 1, quindi se siamo in acquisto sull'indice tedesco, cerchiamo di vendere sull'euro-dollaro. Non è sempre così, ok? E quello che sì, secondo me, per chi magari inizia o comunque sia per chi non ha tantissima esperienza sotto questo punto di vista, magari lavorare sull'euro-dollaro è più facile, secondo me, nel gestire le posizioni, soprattutto in perdita. Ok? Qualcuno di voi mi chiede, mi fai rivedere il passaggio? Sì, guarda, qui in basso c'è Compara, vedete? Cliccate su Aggiungi simbolo, vi si apre una nuova finestra, dovete semplicemente scrivere Euro USD, cliccare su Aggiungi, ho già qui l'ho aggiunto, e confermare. Ok? Quindi lo trovate proprio sulla parte sinistra della piattaforma. Comunque abbiamo fatto anche un tutorial sulla piattaforma XStation, in modo tale da poter ottimizzare. Vi ricordo anche che la piattaforma è abbastanza importante, perché più conoscete la piattaforma, più riuscite anche a gestire le posizioni. Ok? Tanto per essere chiari, se ad esempio io qui entro short, no, non mi fa entrare short di DAX perché questa è una demo. Se entrassi short di DAX in questo momento qui, avrei anche magari di un lotto. Cliccando su posizioni aperte avrei anche l'opportunità di chiudere mezzo lotto, ok? Questo lo potete vedere in reale, è una funzionalità piuttosto interessante. Altra funzionalità piuttosto interessante anche è
e la possibilità di inserire un take profit in PIP, quindi addirittura 1,50, che equivale a praticamente a 3,75 euro di take profit. Okay? Questo credo che quasi nessun'altra piattaforma vi dia questa opportunità di inserire un take profit così basso, ma anche il livello di stop così basso, perché molti altri broker magari vi mettono il vincolo di 5, 6, 7 pip. Okay? Qui massima gestione della posizione, insomma, poi ognuno di voi magari adotta una tecnica in particolare, una strategia in particolare, quindi poi dipende anche, insomma, dalla strategia che avete in mente sostanzialmente. Okay? E quindi questo ovviamente per quanto riguarda, insomma, la possibilità di lavorare sia sul DAX che sull'euro-dollaro, che sono i due attivi più interessanti. Altri attivi interessanti che ovviamente vi voglio segnalare sono, prima di andare un po' in chiusura, oggi pomeriggio ci sono i dati sulle scorte di petrolio, ok? Quindi dati che ovviamente, come ogni mercoledì, dati settimanali che producono una discreta volatilità. E vi ricordo sempre che la volatilità non sconta il valore precedente, ma sconta l'aspettativa degli investitori. Quindi mi raccomando, insomma, bisogna stare attenti. Poi, ovviamente, questa sera alle 8 decisione sui tassi di interesse. Quindi mi raccomando, seguite anche il mercato. Questa sera alle 8, perché ci sarà anche una volatilità piuttosto interessante. Comunque, sul petrolio, tra pochissimo, tra un'oretta circa, ci saranno i dati. Quindi vi raccomando, insomma, di seguirlo. Come vedete, già si è iniziato un po' a congestionare in area 30-79. Ieri l'abbiamo comprato, se non ricordo male, in zona proprio 30 e 30, se non sbaglio, eravamo più o meno in quella zona lì. Qui ovviamente su questi livelli qui, io personalmente vi continuo a consigliare a questo punto qui sempre gli acquisti, ok? Perché francamente siamo veramente ai minimi storici. Il dato comunque previsto potrebbe portare una volatilità al ribasso, e a quel punto lì vi potrebbe dare un'ottima occasione per rientrare anche in un'ottica di medio-lungo periodo. Ok? Ovviamente sapete che con medio-lungo periodo mi riferisco comunque in un termine settimanale, ok? Settimanale al massimo mensile, d'accordo? Non di più. Quindi mi raccomando al dato sul VTI e sulle materie prime in generale, seguite con molta attenzione l'oro, come sempre, perché siamo già a 1118, ieri l'abbiamo comprato a 1114, quindi siamo 4 dollari sopra. Vi ricordo che il target giornaliero ovviamente è cercare di capitalizzare un paio di dollari, ok? E mentre ovviamente quello di medio-lungo periodo è cercare di mantenere la posizione. Siamo abbastanza ottimisti sull'oro, quindi l'idea è che magari lo possiamo rivedere intorno ai 1130, però è un target piuttosto ambizioso, secondo le stime che ci vengono anche fornite qui dal centro trading specializzato dal signor Paul Gill. Ci viene dato questa stima, insomma, quindi mi raccomando, noi l'abbiamo comprato ieri a 1114, quindi insomma cerchiamo un attimino anche di gestire bene questa posizione. Vi ricordo il livello dei 109 rotto proprio lunedì, se non ricordo male. Ok, e se non avete altre domande, curiosità, io direi che per il momento è tutto. Vi ricordo ovviamente alcune cose importanti: tradebit.it per chi è già cliente e ha già l'accesso market,
Per chi non è cliente può solo vedere gli articoli aperti, ovviamente informazioni per email andrea.dimarco@xtb.it, il nostro canale YouTube dove al canale XTB Italia trovate i nostri webinar, okay, la registrazione dei nostri webinar, ovviamente alcuni sono aperti per tutti, alcuni solo per i clienti e ovviamente il nostro sito di riferimento xtb.com/it per la gestione del vostro account reale, del vostro account demo, ovviamente area cliente, tutte le informazioni anche per iscriversi ai nostri webinar. Io vi ringrazio per essere stati qui con me in questo pomeriggio, vi ricordo sempre andrea.dimarco@xtb.it per qualsiasi tipo di informazione, sarà disponibile ovviamente la registrazione del webinar durante il corso della giornata. Ok, grazie mille a tutti e buon pomeriggio.